Anche Caltagirone, con una manifestazione composta e silenziosa organizzata dalle segreterie provinciale e comprensoriale della CIA, dice no all'IMU sui terreni agricoli. In vista della grande mobilitazione prevista a Palermo, gli agricoltori sono scesi in piazza per continuare ad esprimere i loro dissensi contro l'odioso balzello. È impossibile andare a pagare questa tassa perché non abbiamo i redditi sufficienti per poterla fare, perché colpisce in un momento drammatico, drammatico dell'agricoltura. L'IMU è una tassa ingiusta, non è possibile, inserire questa tassa a nuove aziende. L'obiettivo rimasto ormai come ultima chance sarà quello di chiedere al governo Crocetta di impugnare la legge per chiederne la sospensiva. Gino Catania, vicepresidente vicario della CIA. Con Caltagirone proseguono le iniziative per dire no all'IMU, una tassa ingiusta, sbagliata e improponibile che i produttori non possono pagare e non pagheranno. Il 31 marzo tutti a Palermo per chiedere al presidente Crocetta di rappresentare i bisogni del mondo agricolo e chiedere la sospensiva della legge, perché la Sicilia è insulare, è svantaggiata e non può pagare una tassa che ridurrebbe le campagne agricole al passato. Un corteo al quale hanno partecipato meno di un centinaio di manifestanti si è mosso poi da Piazza Marconi a Piazza Municipio. Innanzitutto questo provvedimento si doveva fermare anche prima dell'approvazione, ma ormai che siamo a questo punto facciamo questa protesta per cercare di almeno tamponare qualche danno che è stato fatto. Un tragitto breve ma significativo a testimonianza di un malumore generalizzato che sul piano burocratico sta impegnando i contribuenti agricoli e non solo a tentare di sbrogliare una matassa ingarbugliata. Nicolò Lopiccolo, presidente dell'AGIA, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli. Ci sono aziende che oggi stanno finendo di pagare i terreni dopo 20 anni e 30 anni, di pagare ogni anno 4-5 mila euro il mutuo, e oggi si fanno i preventivi dell'IMU che devono andare a ripagare altri 5.000 euro per la propria azienda. Stanno ripagando il terreno nuovamente. Conclude il presidente provinciale della CIA di Catania, Giuseppe Di Silvestro. Che si allarga in tutto il territorio siciliano e anche nazionale, perché è una protesta perché vogliamo giustizia e vogliamo che i produttori siano garantiti, perché rappresentano il territorio, rappresentano la nostra economia. E quindi da questo punto di vista il governo ci deve ascoltare, e noi lo faremo sempre con più forza fino a quando saremo e otterremo i risultati giusti.